Allora, se dovete installare dei pacchetti che non sono all'interno già del nostro ambiente, potete benissimo farlo dal prompt dei comandi di Anaconda. Quindi andate sul prompt. Da qua, vedete, io sono in base in questo momento, ma noi dobbiamo installarlo in JoFrame Vicenza. Quindi scriviamo activate JoFrame underscore Vicenza. Una volta che siamo in JoFrame Vicenza, lo vediamo perché ci spunta qui a sinistra, scriviamo conda install quello che ci serve. Quindi cos'era? Netcdf4 per forse, Netcdf4. Maccate invio. Ora a me dovrebbe dirmi che già l'ho. Oh, Sì, comunque sta cercando qui la libreria. qui potrebbe essere che, per esempio, non siate in JoFrame Vicenza, per dire, no? Siate nella versione, nell'ambiente di base e quindi non avete. Come vedete, ci dice una versione di Anaconda esiste, vuoi che la, di NSDF Esatto. esiste, vuoi che la installi? E quindi così possiamo installarlo. Altrimenti, se il prompt, diciamo, non vi aggrada, possiamo anche andare da Anaconda. Da Anaconda mettetevi in JoFrame, cliccate su All, cerchiamo qui pacchetti netcdf e vedete qui netcdf. Ora, io l'ho già installato, però mettiamo il caso che voglio installare questo rrnet. Si clicca e si sta scaricando. E una volta che si scarica, mi dice che quattro pacchetti sono disponibili e posso fare apply e installarlo. Quindi ci sono due modi, o dal prompt dei comandi di Anaconda, che secondo me è molto più semplice, però se magari non conoscete il nome o non lo so, se vi viene più semplice dall'interfaccia di Anaconda, si può anche fare in questo modo. Ricordatevi però di essere in JoFrame, sia nel prompt che all'interno di Anaconda Navigator.